Saluto, ci ha raggiunto Mario Di Buongiorno, Stefano del Movimento buongiorno 5 Stelle. e Buongiorno. grazie. Su questo caso. Ma a me sembra evidente che qui, poi ho gioco facile, non avendo mai governato il Movimento 5 Stelle, è inutile che si rimpallino la colpa tra l'uno e l'altro. È da almeno 30 anni che il sistema è così in realtà. Poi ogni tanto lo chiamano emergenza, ogni tanto no. Però anche le commissioni territoriali di cui parlava dicendo il centrodestra risolverà il problema, sono le stesse da 20 anni a questa parte. Negli ultimi Ma non 20 anni è ha così, governato 10 anni il ma non è vero, centrodestra. ma non Anzi, recentemente, e lungi da me voler difendere qualcuno, sono state addirittura raddoppiate. Il problema è che non serve nemmeno raddoppiarle. Noi abbiamo 180.000 richieste con 30 commissioni territoriali che ci mettono una vita. Quindi qui il problema è che gli italiani dovrebbero capire che la lotta tra poveri non è la realtà delle cose. Chi ha le colpe sta sopra, non è né nel centro d'accoglienza, nemmeno gli italiani che giustamente si indignano. Perché se chi viene qua viene per mandare soldi a casa, se viene tenuto in un centro a non far nulla, non gli danno neanche modo di capire cosa succede alla sua vita, è ovvio che si ribella. Oppure peggio ancora come è successo a Catanzaro, che davano cibo per i maiali anziché nemmeno del riso, per intenderci. Gli italiani hanno altrettanto motivo di arrabbiarsi perché c'è una disoccupazione galoppante, crisi da tutte le parti e vedono anche queste distorsioni. Il problema è che dovremmo tutti quanti alzare lo sguardo verso l'alto e guardare chi sta in Parlamento o chi sta peggio ancora a Palazzo Chigi, perché è lì che si determinano queste cose. Allora, Di Stefano, io vi chiedo di ritornare con quel punto di vista, la gente che va al mercato per raccogliere la frutta. Allora, se qualche euro può essere dato ai migranti, qualche euro può essere dato anche a queste persone. Uno si chiede, Assolutamente guarda, sì. a me va pure bene accoglierli, però datemi una Assolutamente mano. sì. Assolutamente sì, ed è il motivo per il quale noi parliamo, intanto del fatto che la spesa per l'immigrazione deve essere una spesa europea e non italiana, e nell'ultima Com'è? legge di bilancio a fronte dei 4 miliardi e mezzo messi dall'Italia, soltanto 160 milioni li ha messi l'Unione Europea. 160 milioni. Esattamente. Non L'altro passaggio però gli fondamentale che noi rimpatri sono chiediamo. tutti pagati Non dall'Unione diciamo. Europea. Esatto, 160 milioni. L'altra parte di cui noi parliamo è il reddito di cittadinanza, cioè 780 euro a persona. Per riabilitare tutto il mondo del lavoro anche con 2 miliardi per i centri per l'impiego, che possa far tornare la dignità a ogni cittadino italiano. E incluso in questo concetto c'è anche la pensione di cittadinanza, quindi pensione minima che si sposta a 780 euro al mese. Perché crediamo che in un mondo che va così, come avete visto, e con tutte le difficoltà globali che ci sono, che non nascondiamoci, è vero che prima di qualche anno fa non c'era la Siria in queste condizioni e anche tante altre realtà che sono mutate. Però è anche vero che quando hanno voluto questo governo, come anche i precedenti, hanno trovato in 15 minuti nel Consiglio dei Ministri 20 miliardi per Monte dei Paschi di Siena, ma non li trovano mai per le cittadinanze e per gli Ma italiani. Questo lascio, è però Di una cosa Stefano, non evidente dal mio punto di raccontare, vista. non Allora raccontare palle su. bisogna. Vabbè, io in realtà Esposito, racconto la perché una storia di palla? quello che ho visto farvi in Ma questi anni. Quindi. perché. No, scusami Di Stefano, quindi secondo te i 20 miliardi che sono stati utilizzati per salvare il Monte dei Paschi, che è una banca che, come Per sai, se rovinare fosse fallita, no, 150.000 no, se risparmiatori. fosse fallita avrebbe trascinato giù altre banche, per salvare i correntisti e le aziende che hanno i soldi in Sì, Monte dei Paschi sono soldi e infatti regalati. la Boschi No, non ma la Di candidate più Stefano, nemmeno a casa sua. ma smettete di raccontare favole. Io non ho ancora capito i 780 E euro infatti a la Boschi in quanti Valle d'Aosta milioni la di italiani candidate, vi perché state avete salvato le proponendo? banche. A quanti milioni di italiani li state proponendo e dove trovate i soldi? Sì. Perché vedi, la favoletta dei 23 milioni che avete Esposito, restituito e avreste facciamo fatto così, i soldi li 7.200 troviamo. aziende vale 3.000 euro ad Facciamo azienda. così, Gli i italiani soldi, non sono stupidi, facciamo così, i Stefano. soldi li Le troviamo vostre dove li avete palle non trovati si voi in questi rompono. Uno alla anni, a volta, fare le uno alla cose arrivate volta. al contrario. Uno alla volta, uno alla volta. Allora, Possiamo dire però questa una cosa, cosa, direttore? direttore, Di una cosa Stefano, soltanto. Sì, rapidamente. rapidamente, quello che dice Esposito è semplicemente analfabetismo funzionale, perché Non l'ho non ha capito capito, è bene. Cos'è che ha analfabetismo detto? funzionale, perché dice Allora. che i 23 milioni di euro che abbiamo dato per il fondo per il microcredito corrisponde a 3.000 euro all'impresa, quello è un fondo di L'avete detto garanzia. voi? Esposito, lei deve leggere prima di Vabbè, parlare, lasciamo quello è un perdere, fondo di scusate, lasciamo garanzia, quello è un fondo di perdere, garanzia, Giordano, che non avete 7.000 imprese grazie al Movimento 5 Stelle, siccome a me non piace. 7.000.